Negli episodi precedenti, sono venuto a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui con me. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Ah! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo nessuno? Un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io. Ma il cottage era sparito. Tesoro, sono tornato! Sono qui, amore! Com'è andata? Mai visto un tempaccio così! Preparati un bel caffè, ti scalderà. Ehi, splendore! Sarà una lunga notte, ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Il caffè è su! Ottimo, grazie! Mi servirà se voglio finire entro domani. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito... Controlla la cassetta dei fusibili! Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Tesoro, è un blackout! Ho preso la torcia! Ehi, ok. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida, è che... Specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso? No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Come si sente, signor Wake? Prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da... Vi lascio dove eravate rimasti. Sarah, lo sceriffo Breaker, la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Entri, signor Wake.
Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake? Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Anna, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro. C'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati della polizia e vieni al Parco Nazionale di Elderwood. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? A mezzanotte. Niente sciocchezze, amico. Ti teniamo d'occhio. Ho bisogno d'aria. Lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Ehi, capo! Certo, signor Wake. Mi spiace accendere le luci. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Barry? Grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sono qui, a Bright Falls. Barry, ascoltami, sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi, ora non posso parlare. Ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il Parco Nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Lo scrittore è la luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla. Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare? Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? Beh, l'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Ehi! Stia calma! Fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea. Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precustava i soldi e credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel Parco Nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Che testa vuota.
Ehi, signor Spacco Tutto! Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e, tra le altre cose, è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te ed è stata molto disponibile quando ti cercavo. Davvero, Al? Quello che mi hai detto è magico. Aspetta qui. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zannelunghe. Ok, certo. Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No! Davvero, Barry! Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice! È tutto così! Quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia! Ma quando inizi a fischiare... Aspetta qui! ...fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wade. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero. Facile, e offre una vista stupenda. Sul serio, Al? Non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. Sono tutte cavolate, Al. 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 Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi. Odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Prenderò il forte e il mio spirito sarà con te. Sapevo che avrei dovuto dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto, ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. E castigo.